Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi io e Diana vi proponiamo dei buonissimi pancakes realizzati in tre modi, senza glutine e latticini. Queste frittelle tipiche della cucina americana sono veramente fantastiche. Si possono creare con varie farine e anche in versione dolce o salata. Vi consiglio infatti di prepararne un bel po' e congelarle in modo da averle sempre pronte per la colazione. Basterà infatti scaldarle per pochi minuti prima di servirle. Se non siete ancora iscritti al nostro canale potete farlo cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Nelle prossime settimane abbiamo tantissime sorprese per voi, quindi iscrivetevi per non perdervele. Allora vediamo subito come si preparano i pancakes in tre modi. I primi pancakes che vi proponiamo sono a base di farina di piselli e noci, perfetti per una colazione salata. In una ciotola ho unito 150 g di farina di piselli, due uova e ho mescolato con una frusta. Dopodiché ho incorporato 100 ml di acqua ,2 g di bicarbonato e un pizzico di sale. Ho tritato grossolanamente 50 g di noci tostate e le ho unite al resto degli ingredienti. Ho mescolato bene il tutto, dopodiché ho cotto i pancakes a fiamma dolce in una padella leggermente oleata. Con queste dosi ho ottenuto 10 pancakes non troppo grandi. Ecco pronti i pancakes ai piselli e noci. Noi li abbiamo guarniti con una salsa verde al prezzemolo, ma potete scegliere altri condimenti in base ai vostri gusti. La seconda versione sono i pancakes di castagne e cioccolato, veramente golosi per chi preferisce una colazione dolce. In una ciotola ho unito 150 g di farina di castagne, due uova e ho mescolato il tutto con una frusta. Dopodiché ho incorporato 80 ml di acqua, 40 g di gocce di cioccolato fondente, 2 g di bicarbonato e un pizzico di sale. Ho mescolato bene il tutto, dopodiché ho cotto i pancakes a fiamma bassissima nella padella leggermente oleata. Con queste dosi ho ottenuto circa 8 pancakes. Ecco pronti anche i pancakes di castagne e cioccolato. Noi li abbiamo guarniti con del cioccolato sciolto e della granella di mandorle tostate. La terza versione sono i pancakes alla mela e zenzero, ma si possono realizzare anche con un altro tipo di frutta, come per esempio le pere. In una ciotola ho unito 150 g di farina di grano saraceno, due uova e ho mescolato il tutto con una frusta. Dopodiché ho unito 75 ml di acqua, 2 g di bicarbonato, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere e 140 g di mele tagliate a cubetti piccoli. Ho mescolato bene il tutto, dopodiché ho cotto i pancakes a fiamma dolce nella padella leggermente oleata. Con queste dosi ho ottenuto circa 8 pancakes. Ecco pronti i nostri pancakes alla mela e zenzero. Noi li abbiamo guarniti con dei pezzettini di mela e del miele. Avete visto quanto è facile preparare qualcosa di buono per la colazione, con pochi ingredienti e in poco tempo? Sicuramente voi i pancakes li conoscete già, quindi raccontateci quali sono i vostri preferiti. E diteci inoltre qual è una versione di pancakes che dovremmo assolutamente provare. Vi aspettiamo nei commenti. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.